Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZooPlayers. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con Wounded. Quindi ragazzi, siamo al piano inferiore. Dobbiamo esplorare il piano inferiore di questo motel e capire bene dove siamo in primis. A parte sì, in un motel, però come ci siamo finiti. E naturalmente qua abbiamo un codice, raga, 4742, che mi dice praticamente che il 2 va al posto del 4 e viceversa. Ok. E naturalmente dobbiamo, dicevo, ritrovare nostra figlia, se non sbaglio, Lisa. Quindi ragazzi, momentaneamente non è successo niente di così tremendamente... Ok, dobbiamo scassinare la serratura. Di così tremendamente horror. Qua abbiamo già sbagliato. Va, carico la Eva. Vai così. 2. Ti cazzi, proprio per un pelo. Vaffanculo, tutto a capo, raga. Veloce. 1. 2. Vai così. Ok. Abbiamo scassinato la serratura. Direi di entrare. Però non capisco se è stata una mia mancanza o no. Discorso di una possibile torcia in giro. Ok ragazzi, quindi altro documento. Dove non riesco a capire, traduco al volo ragazzi. Quindi Steve, la guardia di questo motel, praticamente dice: sono sicuro che non è più uno scherzo, sono sicuro che questo non è uno scherzo, c'è qualcun altro qui. Mi sono chiuso nell'ufficio, nella stanza dell'ufficio, ma le telecamere da questo computer non sono accessibili. Ho dimenticato la mia keycard, la mia chiave d'accesso nel bagno. Non ricordo il codice, ma ricordo che finisce con 4, quindi probabilmente il codice che abbiamo visto prima, ragazzi. E anche l'elettricità sta calando. Cosa sta succedendo? Sono corso nel bagno. Vabbè, praticamente deve recuperare questa keycard per riuscire poi comunque sia a darsi la gamba, probabilmente. D'accordo. Ora, raga, voglio ripassare un attimo qua perché io non vorrei scordarmi il codice. Com'era più? 4542? 4742. Quasi quasi, raga, me lo scrivo. 4742, che poi è 24. Quindi 4724. Diamo un'occhiata meglio qua. Ok, abbiamo un'altra chiave. Perfetto. Qua possiamo passare? No. Va bene. Non mi pare ci sia nient'altro di utile qua. No, c'è il cassetto. Non l'avevo visto. Non c'è una mazza. Va bene. Se non ricordo male, ragazzi, sopra, nel piano di sopra, c'era qualcosa di chiuso. Una porta chiusa. Un momento. 4724. Devo trovare. Prendermi 2 secondi per appuntarmi quel codice. Allora, questa. Qualcosa sta bloccando la porta. Non era questa qua. C'era qualcosa. Merda. Che cazzo è successo? Ok. Probabilmente è questa, raga. Ok. Da 10. Cambio fusibile. Diamo luce? No. Proprio la leviamo completamente. Ok. Diamo un po' un'occhiata qua. Non pare ci sia niente. Quantomeno letture. Dai zio. Un'audiocassetta. I'll be home soon. B per uscire. Però dove le possiamo ascoltare queste audiocassette? Momento, raga. Vabbè, non saprei, raga. Probabilmente dobbiamo trovare un mangianastri. Aia. Direi che ci stiamo addentrando in un
in una sezione abbastanza splatter. Sì. Aia, mi sa che Steve, ragazzi, ha fatto una brutta fine. Ecco qua la keycard. Merda. Cosa succede? Ho sentito tipo respirare, è possibile? Ok, raga, calma. Gli do un'occhiata perché non ho guardato bene le pareti. Non c'è una mazza, via. Torniamo al piano di sotto. Lì è l'armadio dove possiamo imboscarci. Ma ci sono delle camere. Ah! Ah, è questo, raga? Che cazzo è? Via! Raga, adesso? Porca troia, cosa devo fare? Non posso neanche guardare. Proviamo ad uscire. Non so bene, raga. Se ha la possibilità di... osservare dall'interno dell'armadio. Cazzo. Si sta ispezionando tutte le varie stanze. Sta arrivando. Entra zio. Porca puttana. Raga, non so. Posso provare a rischiarmi ad uscire, ma secondo me ci ammazza. Ma che non vedo un cazzo. Quando io esco, che cazzo. Via, veloce. Che cazzo, però scusate, ma porca di quella puttana. Via, via. Zio, mollami. C'era un armadio qua, no? Sì. Fuori, dai. Come faccio a bypassare quella zona? C'è più, mi sa. Come sono andato? Passare la zona, perché se quello esce da lì, giusto? Forse dobbiamo andare così, piano piano. Ok, io vado avanti, se no qua siamo nella merda. Vedi? Cazzo. Cos'è quel coso, raga? Qua fuori. Ok, come cazzo ci muoviamo qua? Non c'è più, raga. Via. Ok, abbiamo il codice, giusto? Ho bisogno di trovare... non c'è elettricità nel dispositivo? Puttana!
cazzo, dovevamo spostare il fusibile, raga. Sti cazzi. Ora ho capito perché. Dobbiamo tornare su, spostare il fusibile dal pannello. Cosa mi viene in mente da fare quella, ragazzi? E poi tornare su. Cazzo, il codice ce l'abbiamo, 4724. Ma non c'è nient'altro. Beh, vabbè, dobbiamo riprovarci. Con calma, con calma. Che per andare a velocità. Veloce zio, veloce. Farlo passare, raga. Ora teoricamente facendo così abbiamo dato elettricità sotto, possiamo utilizzare il pannellino col codice. Che è tornato indietro, non arriva fino in fondo, raga. Fa pattuglia solo sta zona qua. Che così ti prego, zio. Non c'è elettricità nel dispositivo della keycard. Porca Eva. Maremma maiala, non è che ho saltato qualcosa nella lettura. Ok, raga, c'era questa porta qua aperta. Sti cazzi. Chi l'aveva vista? Va bene. Sono veramente ceccato, raga. Stronzo? Ok. Facciamo così. Non saper né leggere né scrivere, chiudiamo. Eccolo qua il problema. Trova qualcosa per sistemare i cavi. Sti cazzo. Cosa trovo? Lanterna? Sarebbe utile. Dico per farci un po' di luce, quantomeno. Allora, scala. Scala cosa facciamo? Bella lì. Sta iniziando a diventare un po' più tetra la cosa, quindi mi piace, non mi dispiace affatto. Ok, perfetto. Piano di sotto abbiamo riattivato il pannello della keycard. Però voglio visitare un po' meglio, quantomeno esplorare questa zona qua. Anche se secondo me qui, raga, non sento manco più lo stronzo. Cos'è successo? Niente, vicolo cieco, va bene, raga. Però una piccola torcia, ripeto, sarò noioso, ce l'avrei inserita, magari anche un lanternino. Ho alzato un peletto anche la luminosità, ragazzi, per quanto riguarda appunto il gameplay. 4724. Vedrò di alzarla ulteriormente casomai in fase di editing, perché il simpatico YouTube, ragazzi, oscura proprio di suo i vari video che vengono postati. Un attimo, ora possiamo aprire anche questa staff. D'accordo. Altra lettura, però diamo un attimo un'occhiata qua intorno.
niente. Va bene. Il nostro solito Steve. Ieri ho sentito delle urla provenire dalla spiaggia. Questo posto fa paura, diventa sempre più pericoloso e io ho soltanto questo puzzolente taser. Dove ce l'hai, zio, il taser? Che non sarebbe male, ragazzi, Non abbiamo qualcosa per difenderci. Niente, qua non c'è un cazzo. Quindi, probabilmente lo troviamo più là. Abbiamo detto... Allora, andiamo con il mouse, che è meglio. Che è veramente... 2, 4. Veramente impreciso col joypad. Controlla le telecamere di sicurezza. Da qua. Sì, per forza. Lo chiudiamoci dentro. Dai, zio. Raggiamo. Vediamo chi è lo stronzone che ci sta dando la caccia. Abbiamo una sopravvissuta, raga. Sarà la figlia? La piccola Lisa? Sono un po' grande per essere una figlia. Ok. Blackout. Tanto leviamo il mouse per questi cazzi. Oh, finalmente ragazzi, siamo equipaggiati di una torcia da pescatore, quella classica che si utilizza quando si va a pesca, o quantomeno da minatore. Non possiamo utilizzare l'audiocassetta qua, no? Non so, cazzo. Tutto buio, raga. Però mi pareva di aver visto qualcosa qua, no? Dove era la tipa? Cazzo, raga, è troppo buio. No. Cos'è? Stronzi. È una pianta sta qua, ok. D'accordo, si è aperta questa porta. Sì, si è aperta questa porta qua, raga. Se vedi qua non si esce più, giusto? Ok, con calma. Spruzzi di sangue. Lo sento, raga, lo sento, non mi piace. Qua il merda. Dobbiamo fare attenzione. Allora, inchinato trovo serie difficoltà nei movimenti, perché non è per niente preciso, sto cazzo di omino. Ma la luce la posso spegnere? Sai di no? Okay. Oh, no, merda, cazzo! Via! Via, zio! Siamo morti, ragazzi, siamo morti, ok. Ok, siamo morti. Vediamo un attimo dove rispondiamo. Però, cazzo, era abbastanza silenzioso il tipo. Ok, vabbè, siamo rispawnati neanche tanto distanti da dove siamo schiantati. Quindi, poco male. Dobbiamo giocare a nascondino con il merda. È anche parecchio silenzioso. Porca troia, era questo quello che non avevo visto prima. Ho sentito solo il rumore perché ero flashato con tentare di aprire la porta dello staff. Ok. Allora ragazzi, io provo a farlo in velocità perché ho visto che la strada che abbiamo percorso prima, se non sbaglio, sulla destra, mi sembra di aver visto delle travi. Possibile? Ci proviamo. Che sotto mangia. Banane, stronzo di merda. Via. Ok. Di qua, se non sbaglio, c'erano delle travi. Bella lì, inchinati. Sono un grande, ragazzi. Grande.
Che cazzo succede? No, 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 no. Ok, ci ha aperto il barco? Dove cazzo devo andare? Siamo fottuti. Che succede? Vai giù? Sicuro di qua, ragazzi, per forza. È tipo mezza... D'obbligo la strada. Dove siamo finiti? Ok. I've been helping him for a few. Un po' di sottotitoli in italiano mi mancavano, meno male. Who knows how long he's been at it? I'm what you call the lesser of two evils. Dobbiamo cercare di capire che cazzo è questo che appare nelle nostre visioni. Tutto strozzo. Merda. Non è il tipo che ci stava inseguendo, giusto, raga? Anche perché non mi posso muovere da. Secondo me è un poveraccio che sta schiattando malamente. E il tipo, secondo me, delle visioni, ragazzi, così di primo acchitto, potrebbe essere magari uno scienziato pazzo, un maniaco, un pazzoide che effettua degli esperimenti strani su questi barboni, perché noi sappiamo che questo motel era abitato da dei senza tetto. Comunque, ragazzi, vedo anche un'audiocassetta che andremo a raccogliere la prossima volta. Mi stoppo qua, non so quanto verrà lungo il video, il gameplay, anche perché, ragazzi, voglio riuscire a postarvelo in giornata. Fatemi sapere nei commenti se volete ancora un peletto più alta la luminosità. Io non ho esagerato, ragazzi, non andrò neanche ad esagerare in fase di editing per quanto riguarda la luminosità, perché non voglio togliere troppo l'atmosfera al gameplay. È giusto mantenere una certa, passatemi il termine, cupezza delle ambientazioni. Però se è ancora troppo scuro, fatemelo sapere, ragazzi, non ci sono problemi, alzerò un altro pochetto la luminosità. Domenica vi riporterò e andrò avanti con Resident Evil 2, e se riesco, ragazzi, volevo portarvi quel famoso multiplayer stile DVD con un po' di meccaniche diverse. Non è proprio esattamente come DVD, però è parecchio caruccio, quindi ve lo voglio proporre sul canale. D'accordo, ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like e condividete. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.